Ragazzi, benvenuti. Nuovo video di Aeronerd 96. Come di tutto, ringrazio prima di tutto il mio amico Italinerd per la sigla e per la locandina. E oggi analizzeremo praticamente i trailer sia di Shazam e di Black Adam. Diciamo che il trailer di Shazam, che uscirà il 21 dicembre insieme in contemporanea con Avatar 2, a me non è dispiaciuto perché penso che Shazam è l'unico film DC che mi è piaciuto. Oltre a Aquaman, si vede in questo trailer di Shazam la CGI non troppo male. E si vedono, diciamo, i ragazzi piccoli che hanno interpretato diciamo, i ruoli dei fratelli Shazam nel primo film, diventati grandi. Ma inoltre vediamo dei piccoli riferimenti al Flash, a Batman e ad Aquaman nel trailer di Shazam. Posso dire che il tono è molto ironico, e diciamo che c'è anche un'attrice che ha interpretato la mamma di Jason Statham in Fast and Furious. Infatti, se vedete il trailer, potete vedere la battuta su Fast and Furious. Però posso dire che tutto il trailer è stato un trailer molto molto divertente e molto molto ironico. Diciamo, diciamo che i stili, diciamo, quella di Marvel Studios, diciamo, nel senso che non si prendono mai sul serio, è un trailer divertente con alcuni toni a metà trailer molto molto, diciamo, duri. Però posso dire che è un thriller che a me tutto sommato mi è piaciuto. Diciamo che la DC negli ultimi tempi non è che con diciamo, i film, infatti hanno annunciato solo due film, però posso dire che Shazam è quello là che insieme ad Aquaman aspetto di più. E Shazam uscirà praticamente il 21 dicembre, e se vedete il trailer, è un trailer molto molto fresco, simpatico e divertente, dove appunto abbiamo dei riferimenti anche a Easter egg ad altri film, ma penso che ci sorprenderà. Dopo, diciamo che abbiamo parlato in breve, diciamo, del trailer di Shazam, parliamo perché al Comic Con hanno mostrato anche il trailer di Black Adam, film che uscirà con a capo Dwayne Johnson, che interpreta Black Adam. Diciamo che nel primo trailer è stato un trailer molto molto più divertente, no, molto più cupo, mentre questo qua è stato un trailer molto molto più, diciamo, alla Snyder Cut, come posso dire, come termini. Black Adam è un personaggio che non conosco fumettisticamente perché non l'ho mai letto, però posso dire che da questo trailer sicuramente sarà diverso da come ben sapete, perché una cosa sono i fumetti, anche come succede in casa Marvel, è una cosa del cinema. Però posso dire che Black Adam, questo trailer, è molto molto cupo, molto molto, diciamo, dei toni forti. E posso dire che, e poi ho visto The Rock molto molto in parte. Vediamo di nuovo The Rock, diciamo, cioè The Rock, come lo chiamo io, però è Dwayne Johnson, interpretare un cinefumetto, diciamo, un cinecomic in questi nuovi panni. Posso dire che ben figura, anche per presenza fisica, per costume. Posso dire che appunto questi due trailer non è che mi abbiano fatto impazzire più tanto, perché come ben sapete sono amante del Marvel Cinematic Universe, però seguo anche il mondo DC. E mentre aspettiamo, diciamo, Flash, Aquaman 2 e altri film che saranno annunciati in futuro, diciamo che sono usciti questi due trailer, Shazam, La Furia degli Dèi e Black Adam. Quindi le aspettative per questi due film sono abbastanza elevate. Fra due aspetto più Shazam, però Black Adam sono molto molto incuriosito. E che altro dire? Sicuramente Shazam uscirà in contemporanea con Avatar 2, quindi penso che sarà molto. Cioè, comunque è uscito insieme a un film che ha fatto la storia del cinema, come Avatar. Però sono convinto che già dal trailer è molto ironico, come il primo, è divertente, fresco. Secondo me ci stupirà. Detto ciò, ragazzi, queste sono, diciamo, le mie impressioni ai due trailer, sia di Black Adam sia a quello di Shazam. E noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo che oggi, verso le 3, farò una live con il mio amico Marvel Gas 11, dove andremo a parlare praticamente di Wakanda Forever, ovvero il trailer che hanno presentato in Marvel Studios e Comico, dove appunto facciamo una riflessione e dei commenti a caldo su ciò che abbiamo visto. Io, come sempre, ragazzi, vi aspetto nel prossimo video. Voglio bene 3000 e vostro 96, come ben potete vedere, ha sempre dei nuovi per voi. Ciao, ragazzi.